Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, parlando nel Tempio di Gerusalemme, Gesù disse: Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Una buona domenica a tutti, sorelle e fratelli. Iniziamo un nuovo anno liturgico e durante quest'anno sarà l'Evangelista Luca che ci accompagna. Come ogni anno, quando si inizia con l'Avvento, la liturgia ci presenta dei brani apocalittici. Per quale ragione? Perché il termine apocalipsis l'ho già spiegato due domeniche fa commentando il capitolo 13 di Marco. Apocalipsis non significa un evento spaventoso, catastrofico che sta per accadere nel mondo. Apocalipsis significa rivelazione. Quindi il discorso apocalittico è un discorso che ci svela, toglie il velo a un qualcosa di misterioso. Ce ne sono tanti di misteri nella nostra vita, perché accadono certi eventi. Se qualcuno ci offre una luce che ci fa comprendere il senso di tutti questi eventi, sta compiendo un gesto apocalittico, toglie il velo. E Gesù, nel discorso che noi abbiamo appena ascoltato, nel Vangelo di oggi, vuol togliere un velo. Sta per iniziare un nuovo anno liturgico e vogliamo trascorrerlo alla luce del Maestro, in modo da costruire una vita autentica, ed è per questo che la liturgia fin dall'inizio ci toglie un velo. Dove pronuncia Gesù questo discorso? Alle mie spalle vedete la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme, questo Tempio costruito da re Erode, stupenda opera, era stato inaugurato 3 anni prima della nascita di Gesù. E vi inviterei a concentrare la vostra attenzione sul primo settore di questo tempio. Quello era l'atrio delle donne. Poi si passava da quella porta che voi vedete, era la porta di Nicanore, e si entrava nell'atrio degli uomini, dei sacerdoti, il luogo dove venivano poi i sacrifici sull'altare. Poi si entrava nel santuario propriamente detto, che è la costruzione più importante di questo tempio. Vi dicevo, concentratevi su quell'atrio delle donne, perché Gesù si trova lì. Negli ultimi capitoli del Vangelo secondo Luca, Gesù passa tutta la giornata nel tempio. L'ultima settimana che Gesù trascorre a Gerusalemme prima della Pasqua la passa tutta nel tempio insegnando. Questo ci dice l'Evangelista Luca nei capitoli 20 e 21. Tutto il Vangelo secondo Luca è un viaggio che Gesù fa dalla Galilea fino a Gerusalemme, e adesso è proprio arrivato nella città santa. Si concluderà poi la sua vita nel dono di sé che lui farà sul Calvario. Si trova Gesù
proprio nell'atrio delle donne. Abbiamo sentito nelle scorse domeniche il racconto di quella vedovella che Gesù ha visto porre quei due spiccioli nella cassetta delle offerte. È lo stesso luogo, si trova ancora lì Gesù, dove ha detto ai suoi discepoli: guardatevi da quelle persone che amano passeggiare con queste lunghe vesti per farsi ammirare, per farsi notare. Si trova ancora in questo atrio delle donne. Vogliamo vederlo molto bene, quest'atrio, perché ci aiuta a capire il discorso che poi Gesù farà. La scena che voi vedete adesso alle mie spalle vi presenta una festa in questo atrio delle donne. Le feste importanti, le esplosioni di gioia in questo tempo avvenivano proprio in questo atrio delle donne. L'immagine che voi vedete vi presenta delle persone che stanno danzando e notate soprattutto ancora quella porta a cui ho già accennato prima. Vedete che c'è una scala semicircolare. Su quella gradinata si posizionavano i leviti con i loro strumenti musicali per accompagnare i canti dei salmi di tutta la assemblea che si riuniva per pregare nel Tempio. Avviciniamoci ancora di più a quella porta di Nicanore che voi vedete ancora sulla destra. Era chiamata la Porta Bella, voi capite il perché. Era ricoperta questa porta di placche d'oro dallo spessore di una moneta. L'oro, quando è stato distrutto il Tempio di Gerusalemme, proprio a causa della ricchezza che c'era in questo Tempio, ha dimezzato il suo valore in tutta la provincia della Siria. Con ragione, i rabbini sostenevano che chi non ha visto il Tempio di Gerusalemme non ha contemplato la più bella fra le meraviglie del mondo. Ecco, è in questo contesto che qualcuno vicino a Gesù, forse un discepolo, invita il maestro ad ammirare questa costruzione. Guarda che belle pietre, che doni votivi, le enormi pietre del calcare bianco squadrate in modo perfetto dagli operai di Erode, poi le decorazioni, gli ex voto, invitano Gesù ad ammirare questa costruzione. Gesù è assorto però nei suoi pensieri e dirà: non rimarrà pietra su pietra. Ecco, gli uomini si sono sempre posti l'interrogativo sul perché nel mondo le cose vadano male, ci sia tanta malvagità, perché tante distruzioni, tante guerre, tante ingiustizie, e si sono chiesti se non ci sarà un cambiamento. Ma anche nella nostra vita personale ci chiediamo: ma certi settori della mia vita che chiaramente non mi danno gioia, non mi fanno sentire realizzato, però ci sono tante abitudini, tanti vizi che oramai sono diventati una seconda natura, non cambierà nulla, non c'è la possibilità di dare un colpo d'ala nella vita. Ci chiediamo: ma nel mondo i più forti continueranno a commettere soprusi, ad opprimere i più deboli? Insomma, il mondo sarà sempre in mano ai malvagi o un giorno sorgerà un mondo nuovo, realmente umano? E anche nella mia vita non sboccerà una vita realmente umana, libera da tanti vizi, da tanti comportamenti che mi fanno cadere in basso? Beh, al tempo di Gesù ci si poneva queste domande e la risposta non veniva data con ragionamenti, ma con immagini. Immagini drammatiche che, se non sono comprese, possono essere fraintese. Si tratta delle immagini apocalittiche. E l'obiettivo di questo linguaggio, che per noi oggi è piuttosto arcano, ma era ben chiaro per gli ebrei del tempo di Gesù, non era quello di spaventare con minacce di sventure, di calamità, di catastrofi, di castighi, ma esattamente l'opposto. Avevano come obiettivo di illuminare sul senso di ciò che accade, di infondere coraggio, suscitare speranze,
perché il momento era difficile. Anche noi nella nostra vita avremo avuto dei momenti in cui diciamo: sto vivendo in un momento difficile, sono confuso, e chiediamo a qualcuno: aiutami a capire che senso ha ciò che mi sta capitando, come mi devo comportare, come mi devo muovere, ho bisogno di una luce. Ecco, se qualcuno ci si avvicina in quei momenti difficili, magari per un lutto, per esempio, per un momento di dolore, e se qualcuno ci aiuta a capire il senso di ciò che accade e ci mostra come gestire quel momento della nostra vita, costui compie un'azione, un gesto apocalittico, svela il senso e ci aiuta a vivere nel modo autentico. Cerchiamo allora di comprendere ciò che il Vangelo di oggi ci vuole comunicare attraverso queste immagini apocalittiche. Vedete alle mie spalle ciò che è rimasto della spianata fatta costruire da Erode. Vedete, sulla mia sinistra vi viene indicato adesso anche il Monte degli Olivi. È la spianata, così come si trova oggi, con quella cupola della roccia al centro. Lì sorgeva il Tempio di Gerusalemme. Cosa dice Gesù in quell'atrio delle donne, in quella settimana prima della Pasqua? Vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, sulla terra angoscia dei popoli in ansia per il fragore del mare, dei flutti, gli uomini che muoiono di paura, le potenze dei cieli saranno sconvolte. Ecco, le immagini sono catastrofiche. Ci chiediamo: ma sta finendo il mondo? La risposta è sì, è un annuncio di speranza, sta finendo un certo mondo. Ci sono delle situazioni in cui noi ci troviamo e pensiamo non cambieranno mai, si sono sclerotizzate e oramai sono irreversibili. I potenti che dominano, le ingiustizie, i furbi che riescono sempre a prevalere. E anche nella nostra vita, noi pensiamo, ci sono delle situazioni che non cambieranno mai. Certi dissensi, per esempio, con i parenti, addirittura fra familiari, non si risolveranno. I popoli continueranno a farsi delle guerre gli uni con gli altri. Perché? Perché le forze che presiedono a questi eventi sono immutabili, irreversibili, sarà sempre così. Credo che questo sia il ragionamento che tante volte abbiamo fatto nella nostra vita. Bene, l'immagine apocalittica ci presenta le potenze dei cieli, che sono il simbolo di quello che c'è di più saldo e di più stabile. Nessuno di noi dubita che domani sorgerà il sole, perché è irreversibile, immutabile questo. Il sole, la luna, le stelle sono l'immagine stessa della continuità, della solidità, di ciò che non cambia mai. Gli astri sono al loro posto da sempre. Attenti bene, affermare che il sole, la luna, le stelle, le potenze dei cieli saranno sconvolte vuol dire che ciò che era ritenuto incrollabile, immutabile, viene sconvolto. Perde ogni sicurezza e ogni solidità, quindi è la fine di un mondo, di un certo mondo. Noi non ci muoviamo, ci scoraggiamo, lasciamo cadere le braccia, perché pensiamo che queste forze, queste potenze domineranno sempre. Anche dentro di noi le potenze del male, noi lo diciamo, siamo posseduti da certe forze che ci portano lontano dalla vita. Non cambieranno mai, pensiamo, sarà sempre così. No. Ecco il messaggio apocalittico che ci svela il senso. No, cambieranno. Come viene impiegata questa immagine delle forze del cielo che vengono sconvolte. Se vengono sconvolte quelle, è proprio per dirci che non c'è forza che possa resistere adesso alla venuta dello spirito nuovo, lo spirito di Dio che dà origine a un mondo nuovo. La logica che ha retto il mondo finora è arrivata alla fine. Sta per iniziare una era nuova,
E quella era nuova, è proprio annunciata da Gesù quando dice: non rimarrà pietra su pietra di questo tempio, è finita la religione della paura di Dio. Oggi diremmo: è la fine del mondo, regolato da leggi disumane, leggi crudeli, quelle dell'interesse, leggi del mercato, il mondo in cui ci sono i dominatori e i sempre bastonati della storia. Questo mondo è destinato a scomparire, anche se si pensa che sia incrollabile, inamovibile. L'annuncio di Gesù, quindi, non è un annuncio di paura, dato con queste immagini apocalittiche. Il suo è un annuncio di gioia e di speranza. Chi è nel dolore e attende il regno di Dio deve sapere che sta per spuntare l'aurora di un nuovo splendido giorno. Difatti, dopo aver impiegato queste immagini, Gesù dice: allora, in quel momento, apparirà il Figlio dell'uomo con grande potenza e gloria, non per giudicare il mondo, per castigare i malvagi. Il Figlio dell'uomo viene in un mondo che finora è stato un mondo dominato da belve, dalle leggi preumane. Adesso arriva finalmente uno con cuore d'uomo, nasce il mondo nuovo. È crollato il mondo antico che sembrava che non sarebbe mai crollato, stabile, forte, invincibile. Continua Gesù: quando cominceranno ad accadere queste cose, cosa fare? Due cose. Risollevatevi. Risollevati anacupto vuol dire piegatevi su, mettetevi dritti, voi che andate curvi, mettetevi dritti, perché è iniziato il mondo nuovo, dritti davanti ai potenti, dritti anche davanti all'autorità ecclesiale. Diceva Don Mazzolari: quando entrate in chiesa, toglietevi il cappello, ma non la testa. Andate diritti nella comunità ecclesiale, sentite la vostra identità di battezzati che hanno ricevuto lo Spirito e quindi che parlano, che dicono ciò che pensano. Andate diritti, attenti agli inchini, alle cortigianerie. Se vi chinate sia solo per sollevare qualcuno che non riesce a raddrizzarsi, allora piegatevi un po', ma per mettere dritto anche lui. La condizione attuale è anche di ripiegamento su noi stessi. Come di fronte a un peso ci rassegniamo all'ineluttabile. No, mettetevi diritti perché sta per cambiare il mondo. Anzi, è già iniziato il cambiamento del mondo. Seconda cosa da fare, alzate le vostre teste, guardate in alto, pensate al senso del vostro esistere, non ripiegatevi solo sulle realtà materiali. Si avvicina la vostra liberazione, ecco l'annuncio di gioia che Gesù dà. Due raccomandazioni anche, state attenti a voi stessi, vigilanza, perché ci sono dei rischi. E i rischi quali sono? Che i vostri cuori non si appesantiscano in crapule, ubriachezze e affanni della vita. Una parolina su queste crapule e ubriachezze. Lo sappiamo che cosa accade quando uno ha bevuto un po' troppo, non è più lucido, tanto che gli tolgono i punti della patente, se lo beccano e gli fanno il palloncino. Perché? Perché colui che è ubriaco non vede la realtà delle cose, vive in un mondo immaginario. E allora, se noi viviamo in questa realtà del mondo, ma in un mondo che ci siamo costruiti noi, che non è quello autentico, non ci inseriamo nel mondo come Dio l'ha voluto, noi viviamo da ubriachi in questo mondo, ubriachi dall'avere, ubriacati dal potere, dall'apparire, dal successo, dalla carriera. Siamo degli ubriachi, non guardiamo in faccia alla realtà. E poi ripiegamento sulle realtà terrene come se fossero l'assoluto. Se tu assolutizzi i beni di questo mondo, che sono stupendi, sono creature di Dio, ma se tu li idolatri, tu sei un ubriaco. Poi in quel giorno state attenti che non vi piombi addosso all'improvviso. E Gesù fa un accenno anche alla conclusione della nostra vita.
la venuta ultima del figlio dell'uomo. Viene continuamente nella nostra vita, ma poi c'è una venuta ultima, definitiva. State attenti, perché qualcuno potrebbe trovarsi alla fine che vede arrivare questo incontro con il figlio dell'uomo, che arriva all'improvviso come un laccio. Lo sappiamo cosa sono le trappole. Quando uno viene bloccato in una trappola non riesce più a muoversi. Stiamo attenti, perché al termine della nostra vita noi verremo valutati in confronto con l'uomo riuscito secondo Dio, che è Cristo. E se uno è vissuto da ubriaco in questa vita, poi viene preso dal laccio, è conclusa la tua vita, sei bloccato, non puoi più continuare a rivedere la tua esistenza, hai bruciato questo momento che tu hai passato, questa gestazione che avresti dovuto vivere alla luce di quella rivelazione del volto di uomo che Cristo ti ha dato. Auguro a tutti un buon inizio di avvento e buona domenica.